Domenica delle Palme, Domenica di Pasqua, una settimana di grande valore spirituale e civile, è anche una settimana di grande e straordinario impegno da parte di tutti per una cultura e un rispetto della vita. Sono i giorni decisivi, siamo a un bivio, possiamo uscire fuori da questa condizione drammatica di espansione del contagio del coronavirus o precipitare invece nelle condizioni drammatiche e terribili di altre città d'Italia. L'invito che io faccio, molto forte, è di obbedire alle indicazioni del governo nazionale, del governo regionale, di attenersi rigorosamente all'invito a restare a casa. Evitiamo gli assembramenti, evitiamo di uscire senza senso, evitiamo di porre in pericolo la vita nostra e dei nostri familiari. Trascorriamo a casa il nostro sabato, la nostra domenica, il nostro lunedì di Pasqua. È il modo migliore per dire sì alla vita, è il modo migliore per evitare di essere responsabili di una catastrofe dalle conseguenze imprevedibili. Vi prego, gli auguri di buona Pasqua sono esattamente uniti alla preghiera forte di restare a casa, di non mettere in difficoltà i medici e tutti coloro che operano nelle strutture sanitarie, rischiando di mandare a collasso il nostro sistema sanitario, ma anche al tempo stesso rispettare il lavoro delle forze dell'ordine, degli operatori sociali, della protezione civile, di quanti sono impegnati in questo momento anche attraverso l'attività di assistenza sociale a contrastare tanto l'emergenza sanitaria quanto l'emergenza economica. Restiamo a casa, restate a casa. È un augurio, è un impegno.